prese elettriche, termostati, citofoni, radiocomandi, lampadine e molto altro. Materiale per un valore di oltre 15.000 euro, sottratto in azienda e poi rivenduto via social da un dipendente infedele della Vimar di Marostica, arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto pluriaggravato. L'arresto è avvenuto la sera dello scorso 17 luglio. Attorno alle 22 un dirigente della storica azienda di Marostica ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei militari nello stabilimento di Viale Vicenza. Sul posto i militari della stazione di Marostica insieme ai colleghi di Romano Dezzelino. L'uomo aveva notato l'operaio uscire dalla ditta al termine del proprio turno di lavoro con uno zaino sospettosamente rigonfio. Nel giro di pochi minuti all'arrivo dei carabinieri l'uomo, vistosi scoperto, ha mostrato il contenuto, materiale vario fra cui 40 prese elettriche, 100 biprese, 8 comandi per tapparelle, 9 termostati, 20 alimentatori USB, 40 interruttori bipolari. In casa sono stati trovati due enormi scatoloni contenenti un numero cospicuo di materiale sempre dell'azienda per cui lavorava, tra il quale 85 termostati, 30 citofoni, 15 lampadine, placche, interruttore e quant'altro. Il tutto è stato successivamente restituito al legale rappresentante della società, che ha presentato formale querela nei confronti del collaboratore. Le indagini effettuate nei giorni scorsi hanno consentito ai militari di appurare come l'uomo da diverso tempo pubblicasse sui vari social la vendita della merce che man mano asportava dall'azienda presso cui lavorava. L'operaio infedele è stato trasferito in stato d'arresto presso gli uffici della stazione dei carabinieri di Marostica, a disposizione del pubblico ministero della procura di Vicenza, trattenuto momentaneamente in attesa dell'udienza di convalida.